Beh, c'è da dire che io sto in un altro mondo, non sto in questo mondo dei social da un bel po'. Io guardo il vero mondo del gaming, cioè il gaming è fatto dai ragazzini dai 0, massimo 20 anni. Ad oggi quella che sta facendo le politiche migliori per coprire questo range per me è Switch. E il mercato è Android, cioè il mercato mobile è Apple. Infatti sono quelli che stanno guadagnando più soldi nell'ambito gaming. Mentre Microsoft si è buttata nel gaming, però nel gaming degli anziani per ora. Vedremo se riuscirà a beccare il gaming dei ragazzini. Le ruba la Genshin Impact, Zenless Zone Zero. Per ora si è buttato con King nel mondo degli anziani. Però che non è pure brutto quell'altro mercato che si è buttato mobile Microsoft. Comunque Microsoft non ha un brand da difendere, cioè devi pure promettere quello. Cioè questo fatto di creare il brand, la cosa. Ormai non può, cioè Microsoft l'ha sempre detto, non posso entrare e sostituirmi a Nintendo e PlayStation. Cioè non potrà mai, l'ha sempre detto pure Spencer all'epoca, noi non abbiamo la possibilità di combattere PlayStation e Nintendo. Possiamo solo allearci. L'ha sempre detto, io ho tante interviste che ho tradotto che dicevano già all'epoca, dal 2020, che traduco interviste di questi Microsoft, dicono sempre, sono nostri alleati, dobbiamo lavorare insieme in sinergia, compreso con Valve, e infatti con Valve c'è sempre un rapporto, solo che Valve è un po' da fregacazzi, quindi fa le roba a cazzi suoi, più punk in confronto a Microsoft. Quindi io non mi starei a preoccupare che Microsoft non stia cercando di creare il proprio brand forte. Sta semplicemente, attualmente sta facendo una politica invece di mantenere gli utenti, quelli fan fedeli. Vedi Gears of War che sta uscendo, quella è una roba che a me non me ne frega un cazzo, ma un fan di Gears sta lì, gli compro 3 Xbox, 4 Xbox per quel gioco, se me lo fanno. È anche quello, poi tu dici per esempio le esclusive temporali. Ok, posso dire per Wukong, ma anche Microsoft ce l'ha quelle temporali fighe. Square Enix comunque è un brutto esempio, perché per l'appunto Final Fantasy è stato un flop su tutto ogni campo, cioè il brand sta perdendo. Square Enix guadagna da Power Wash Simulator, da altre robe ormai, se vai a vedere i resoconti. Cioè Final Fantasy non è più forte, addirittura per esempio, ti dico un aneddoto proprio di ieri, stava sto caso Crisis Core che ero tentato a comprarlo per Switch, che stava prezzato tipo 10 euro a GameStop, non so perché, non capirò mai i prezzi di GameStop, infatti mi sono portato a casa 3 euro Final Fantasy XV. Tempo fa mi portai l'Ex 2 a 1 euro e ora sta di nuovo a 30, vabbè, i prezzi strani di GameStop che non capirò mai, e stava prezzato 10 euro, quindi il padre, tutti i genitori che conoscevano il brand Final Fantasy dicevano ai figli: lo vuoi questo? Questo è bello come gioco. Allora, un bambino gli rispose: questo l'ho giocato all'epoca quando ero bambino e non me ne frega niente. E l'altro gli disse: questo è un gioco per vecchi, Final Fantasy è per vecchi e non è nemmeno multiplayer. Gli rispose al padre. Quindi, cioè, diciamo, il mercato è totalmente cambiato oggi, quello dove si fanno i soldi. Io penso che quello è uno specchietto per le allodole. Anche poi tutto il brand che tu dici giapponese è morto. Cioè, Sony ha ammazzato tutti i videogiochi giapponesi. I videogiochi giapponesi, anche quelli zozzi, stanno su Switch. Su Switch c'è cioè, tutta la roba giapponese è passata su Switch e su Steam. Cioè, su Steam ormai stanno arrivando tutti. Anche su Xbox, Microsoft sta facendo dei bei accordi di portare i titoli giapponesi. Cioè, proprio l'ultima conferenza ce n'era un botto al Tokyo Game Show di robe interessanti. Quindi. Per me non sta sbagliando niente da quel punto di vista, sta solo danneggiando la sua opinione dei fanboy che non giocano i videogiochi, ma sinceramente un fanboy che non spende soldi solo nei gadget, nelle stronzate, Microsoft non ci guadagna, non è PlayStation, non Nintendo che la gente va a fiera con la maglietta PlayStation o con la maglietta, hai capito? Quindi a Xbox sì, gli può interessare di vendere queste magliette, questi cappellini, però fino a un certo punto il brand è quello che vale, cioè stiamo passando in un mondo dove le persone non hanno soldi e quindi è un sistema diverso. E poi, come ti ho detto, boh, il mercato moderno nel gaming io lo vedo, sono Zenless Zone Zero, Genshin Impact, Garden of Banban, FNAF, che è una caterva di soldi, fa quel Five Nights at Freddy, è un brand fortissimo, che è uscito un altro titolo che è ultra atteso, che mi ha fatto che fa click se tu parli di quel titolo Into the Pit, cioè c'è tutto un mercato diverso, strano, quindi boh, ragionare ancora in questa mentalità io la vedo
superflua. Cioè, Sony, cioè, nel senso, sono in Italia, sembra che chi se ne frega. Cioè, alla fine vedremo che Sony diventerà la console unica. Magari Microsoft smetterà di pubblicare Xbox qui e i giochi Xbox usciranno per PlayStation solo per il mercato italiano. Che ne so, io mi immagino pure questo, non ci sarebbe niente di male. Il problema è che oggigiorno sono PC, vediamo le console portatili stanno prendendo piede e lo smartphone, che ormai quello è il must per il gaming tra i numeri che genera. Poi noi siamo giocatori di nicchia. Quindi io non sto sragionando, è semplicemente che sono più realista riguardo al mondo. Cioè, pure a me piacerebbe un mondo di un certo tipo, di qua di là, che PlayStation non fosse rincoglionita e mi facesse i giochi che volessi io, però il mondo reale è questo. Il gaming reale è questo, e noi che ne appassionati di determinati prodotti siamo solo una nicchia. Beh, la nicchia di milioni di utenti, massimo 2-5 milioni di utenti, non so. Il massimo che becchiamo, quella nostra nicchia, quando è un titolo di richiamo, che dicono infatti che è di successo, ho visto 5 milioni, vendiamo, eh. Là ci fermiamo. Non siamo di certo Pokémon da 30 milioni e tanti altri brand da 30 milioni. La nostra nicchia, noi siamo 5 milioni di persone al mondo che videogiochiamo e ragioniamo così, ma siamo 5 milioni, di cui questa cosa c'è la, ci sono le sottonicchie da 1 milione e 500 mila che si spartiscono altri mercati, ma non siamo il gaming supremo a cui queste multinazionali sperano di spillare i soldi. Però Microsoft, per esempio, cerca di mantenere anche le nicchie, gli indie game, cioè Microsoft a me come nicchia mi ha catturato. Cioè, io, Spencer, sta roba, quello che stanno facendo, mi hanno preso perché, cazzo, i giochi che arrivano su Switch, finalmente, io adoro i giochi Microsoft, averli su Switch per me è una figata pazzesca. Cioè, non ci vedo una cosa brutta. Cioè, a me mi sta intrappolando Microsoft. Per quanto mi riguarda, forse sta sbagliando, perché io sono un cazzo. Però a me che mi sta mantenendo nel suo ecosistema, cioè io più mi muovo, più non riesco a non stare con Microsoft, per una questione mia, proprio perché queste politiche io le trovo tutte fantastiche. Proprio rispecchia quello che vuoi. Cioè, io odio Microsoft perché è la merda, più merda di azienda, forse le multinazionali peggiori, come è diventata popolare e potente. Però fatto sta che ad oggi, per quanto mi riguarda, copre tutte le mie nicchie di passioni. Tutte le mie passioni Microsoft le tiene dentro. Tutte. Mancano veramente poche e qua c'è il rischio che se le prende pure. Quelle poche che, anzi, cioè, Itagaki già ce l'ha sotto a fare l'esclusiva. Gli autori Rocksteady ce li ha. Cioè, ma Microsoft, io tutta la roba che amo è dentro Microsoft. Le esclusive temporali che amo sono di Microsoft. Cioè, veramente non c'è un titolo che non sta dentro Microsoft, di quello che adoro io. Quindi sta beccando delle nicchie pure belle particolari, che sono un bel zoccolo duro beccare quelle nicchie, io penso. Quindi io, Microsoft per me sta facendo una politica spettacolare, perfetta. Non sta sbagliando niente, sono gli altri che stanno arrancando. Poi in addendo queste tre console, Sony, Nintendo e Microsoft, comunque hanno una spada di Democle bella grossa in testa. Una delle tre o verrà tagliata la testa o comunque una delle tre si deve ridimensionare. E ad oggi, vedendo le politiche di Nintendo e Microsoft, cioè io sto più tranquillo con queste due, io penso che queste qua si salveranno. Perché sono già aperte al mobile, sono già aperte agli altri mercati e soprattutto stanno facendo parecchio retro gaming, cioè Switch è un'ottima console di retro gaming a pagamento, cioè nel senso se tu io posso giocare ai giochi retro gaming pagando, cioè un po' alla GOG, cioè mi sto giocando per esempio i Commander Keen, cioè è fuori di testa, un gioco DOS che su Switch che è pulitissimo e bellissimo da giocare, meglio di quando l'ho giocato su DOS, quindi cioè Nintendo e Microsoft sanno che stanno per morire o rischiano di morire, si sono già reinventate bene. Quindi PlayStation non riesco a capire dove vuole andare oggi e cosa vuole fare, perché è sempre stata all'avanguardia PlayStation. Ricordiamo, PlayStation è all'avanguardia, l'azienda più all'avanguardia nel mercato console. Solo che gli ha fatto sempre schifo e non ci ha mai creduto nelle sue avanguardie. Tanto che gli hanno rubato le idee Nintendo. E sto giro veramente Nintendo e Xbox ne hanno rubato tutte le idee che avevano. Solo il metaverso ancora nessuno gliel'ha rubato, il potere che aveva con PlayStation Home. Però arriveranno anche là qualcuno col cazzo grosso a togliergli il primato che aveva con PlayStation Home. Anzi no, già è arrivato Roblox.